Ok, sono le 16 passate, perciò partiamo. Come vi avevo promesso, giochiamo con un po' di colori. Thomas, heute wird ein bisschen gefärbt, und zwar will ich mal was anderes machen. Wirklich. Ich habe diese Woche eine Probe gemacht und jetzt probiere ich das nochmal mit euch. Avevo fatto una prova con una colorazione come non l'avevo mai fatta e provo ancora. Dai, io ho già preparato due pezzi tra l'altro. Headcam. Das hier ist ein Stück Esche. Verleimt übrigens, pezzo di frassino incollato, erano dei resti di un lavoro, non mi ricordo più. Il sotto l'ho già fatto, voglio ancora trattarlo, prima di partire voglio ancora trattarlo col turapori per poi non sporcarlo. Also, bevor ich da starte mit... Handschuhe habe ich keine bereit. Bevor ich starte mit dieser Arbeit, will ich den Teil, den ich schon gemacht habe, grundieren mit Sanding Sealer. Straccetto, già lo conoscete il mio sistema. Das ist, questo è il Turapori che uso sempre, quello dell'Hampshire. Qui metto il turapori giusto perché non voglio sporcare dopo, o rispettivamente se sporco voglio che non penetra quello che sporco. Das die Rückseite hier grundiere ich, weil wenn ich da ein bisschen mit den Farben nach hinten saue, möchte ich nicht, dass die dann gleich einzieht, damit ich die gut wieder wegschleifen kann. Also grundiere ich da gut. Und for all my friends, oh, I forgot to start Facebook. Okay, now we are also on Facebook Live. And I already told ciao Massi. Allora, vi spiego un attimino, vi spiego giusto un attimino ancora, sarà una live un po' mista, fino a Natale non riesco a farne due al pomeriggio di sabato, ma solo una, e la faccio mista di lingua, perciò un po' sarà italiano, un po' sarà inglese, tedesco, quello che mi viene un po' chiesto anche dalle vostre domande o da chi vedo che partecipa così. So, this is a mixed life. It will be a little bit in English and a little bit in Italian because I'm not able to do two lives until Christmas. I won't have enough time to make two lives, an English German one and an Italian one. So it's a mixed one. It doesn't matter if someone needs some more info or didn't understand, he can ask. I always check the chat. So please feel free to ask. Allora, ho messo qua il turapori. Ok. Mi servirà ancora. Adesso voglio ancora
tornire più o meno una forma. Allora, quello che faccio è un piatto, un semplice piatto, poi vediamo un po' di lavorarci con i colori, più che altro è quello che vogliamo. Faccio una forma molto molto semplice, just a simple shape. Anche qua, come sapete già di me, faccio un shear cut. Ho appositamente spostato la maniglia per stringere il poggiaferri, che normalmente è qua, ma se io faccio un shear cut, io qua ci tocco dentro, mi dà fastidio, allora l'ho spostato qua e qui comunque si tallona, eh. Si tallona e il tagliente è più o meno a 70 gradi, non come normalmente a 45, ma a 70, eh. Forse ancora meglio è un slicing cut. Ciao Mirko! E vediamo giusto. Qui ha strappato un po'. Questo si vede meglio con la 1. La 1. E qua vedete che comunque ha strappato un po'. Allora dobbiamo aggiustare un po' questo. Vediamo, sempre un pochettino qua, eh. Questo è anche un pochettino il problema dei legni incollati, perché avete a volte delle fibre, o forse l'albero qua è cresciuto in questa direzione, qua in questa, e allora vi tende a fare questa cosa. Ciao Pietro! Ok, faccio un ultimo leggero taglio. E poi carteggiamo. Ok, this is a slicing cut, I think it's called. And you can see this is with the bevel, rubbing the bevel, but with the cutting edge on 70 or 75 degrees and not 45 as you usually do. So you can see also these nice shavings and the smooth finish I got. This part I'm not interested in because this is the part I'll hollow later. So we will sand this.
Pasquale, questo qua ha un diametro di 36 e sta girando a 700 giri. Perché spostando il tornio mi sa che non è più perfettamente equilibrato, allora balla leggermente. Ciao Massimo. Time to send. Come sapete, io carteggio con la macchinetta, con questa qua, che è un trapano ad angolo. Attenzione, non è un flessibile, eh. Fa solo 1400 giri al massimo, che è perfetto. E ha il mandrino del trapano, lo vedete qua. E questo è il mio attrezzo preferito per le carteggiature. Comincio con la 120. Quello che faccio per prossima cosa non era previsto in realtà, perché la Torello aspetta, Pasquale, io ho già preparato, perché dietro è già tornita e non è un platorello ma è una presa mandrino. Avevo già preparato una presa mandrina da 110, perché sto usando il mandrino più grande, il Nova Titan, con le griffe da 100, massimo 130, e ho fatto una presa mandrino da 110. Ecco. Volevo in realtà avevo preparato questo, che è un disco in cedro del Libano, e anche lì vedi, Pasquale, è la stessa cosa. Ho preparato una presa mandrino, ho tornito il retro, l'ho girato per fare il davanti. L'ho già preparato questo per non perdere tempo con questi lavori preparativi, perché voglio avere il tempo per le colorazioni. Visto che però invece di prendere quel cedro lì, alla fine ho deciso di prendere questo frassino qua. Ah, sì, scusa Pasquale, sì, quello è del 75, sì. C'ho sempre qua, aspetta, ti faccio vedere. C'ho sempre qua i due trapani, uno col 50, uno col 75, e il 50 piuttosto all'interno delle ciotole, invece il 75 per tutte queste forme qua. Il vantaggio del frassino in confronto a quel cedro, ed è questo il motivo perché adesso all'ultimo momento ho cambiato idea, sono i suoi pori. Adesso gli do una spazzolatina e così apriamo un po' i pori, e questo ci permette di fare ancora, di aggiungere forse ancora un piccolo dettaglio, eh. So for all those who speak English, I had this other plate. I prepared this other plate there in cedar, but I decided just now in the last moment to use this ash plate, and I decided this because of the pour of the grain of the wood, because we can add one more funny thing on with the colors using the gray. So last minute decision. Allora, spazzolare. Ok,
Allora, avete forse notato che non entro con la spazzolatrice da questa parte, ma lavoro qua, esco, poi giro e esco. Non entro mai qua, eh. Allora, adesso il prossimo passo è voglio rendere nero questo. Uso uno spray ebanizzante e vi faccio vedere un attimino cosa mi sono creato. Allora, questo qua che sembra un teatrino per i pupazzi, no, mi si vede? Ah, no, aspetta. Qua, ok, sembra un teatrino per i pupazzi, ta 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 ta. No, non lo è. Ma è la mia protezione per il mio tornio. Praticamente l'idea è quella di questo cassetto, vedete poi dopo ancora a cosa serve. Un po' forse si nota già, sì, usando questa camera qua. La 1, vedete, questo è tutta roba che mi troverei poi sul tornio o sulla parete qua dietro, eccetera. Allora mi sono creato questo teatrino, per dirlo così, e adesso il prossimo passo, appunto, è lo spray nero. Ed è anche questo il motivo per quale ho acceso l'aspirazione. Poi quando non uso più lo spray vado a spegnere. Pietro, tu pensi a una cosa di questo genere, eh? Tu pensi a una spazzola del genere. Questa qua va bene per pulire i pori dalla polvere, per usare per esempio le cere. In generale conviene pulire i pori con una spazzola di questo genere, come dici tu, sempre in direzione dell'avena, per togliere la polvere. Però io volevo proprio accentuare ancora il poro, perciò con l'altra spazzola che ho usato. Ho tolto ancora delle parti di legno, le parti morbide, perciò ho aumentato ancora la porosità. Ecco, sono due cose differenti. Ok, qui ho fatto una cazzata. Dovevo mettere il fondo, che tra l'altro adesso vedete che già così vediamo il poro ed è proprio quello che voglio, solo che non lo voglio nero, ecco. Volevo ancora mettere il turapori prima di mettere prima di usare lo spray nero, perciò facciamo. Mi metto il guantino. Adesso che c'è già un po' di nero, non ce ne frega più di quel tanto. Thomas, das ist Hampshire Sheen, schwarzer Spray, den finde ich ganz, ganz toll. Es gibt noch einen ähnlichen von Chestnut, der ist auch gut. Ich ziehe diesen hier vor. Das Weiße.
Mein du das hier? Ja, Lachsfrei, ja. Das hier ist in einem bayerischen süßer Senf. Spender, den finde ich einfach ganz bequem, aber das ist Sending Sealer, also eine Grundierung. Das ist Sending Sealer von Hampshire-Shin. Auch da muss ich sagen, das Produkt von Hampshire-Shin mag ich sehr. Ich habe jetzt gerade keinen hier, um dir den zu zeigen, aber das ist ein Nitro-Tiefgrund. Plus schwarzer Lackspray. Warum grundieren, fragt mich Pietro, gebe ich diese Antwort gleich kurz auch noch in Deutsch. Grundieren, es hat nicht eigentlich mit der Haftung zu tun, der Lackfarbe, sondern es hat vor allem mit dem gleichmäßigen Saugen zu tun. Ich brauche weniger Lackspray, wenn ich grundiere, weil ich dann schon ein gleichmäßiges Einsaugen habe. Also man könnte den Lackspray auch brauchen ohne Grundierung, wäre in dem Sinn kein Problem. Nein, ich fülle die Poren nicht. Die sind so groß, die fülle ich nicht. Das ist sehr dünnflüssig. Ich tue nur eine gleichmäßigere, wie sagt man dem, absorbieren. Es absorbiert gleichmäßiger. Aber es füllt die Poren nicht. Es ist nicht dick. Es ist sehr, sehr flüssig. Ecco, lo dico anche in italiano. Appunto, perché metto il fondo? Metto il fondo perché voglio un assorbimento uniforme. Non è per attaccare meglio qualcosa, ma è proprio per un assorbimento più uniforme. Poi Thomas ha chiesto, ma non chiudi i pori in questa maniera? No, questi pori sono così grossi e questo turapori è così... è così liquido che io riempio i pori fini fini, quelli che mi rompono nel senso nell'assorbimento, ma non chiudo i pori. Ecco. E qui c'è gente che fa questo lavoro al tornio che gira. Ah, ecco, è per quello che ho lasciato acceso l'aspirazione. Quello che io invece adesso faccio è che porto qua, perché non è caldissimo nel mio laboratorio, porto qua la pistola ad aria calda. La blocco qua, la accendo e faccio girare piano piano il tornio, così acceleriamo un pochettino. L'essiccazione. Das hier mache ich, um ein bisschen schneller zu trocknen, weil es ist nicht besonders warm. Im Moment bei mir. So, und den schwarzen Spray werde ich wohl noch einmal auftragen, vielleicht sogar noch zweimal, mal sehen. Und dann kann ich die Absaugung abstellen. Siamo già a buon punto. Oggi, visto che ci stiamo avvicinando a Natale, io volevo fare dei colori un pochettino tipo oro, argento, qualcosa in questa direzione. Se avete voi un suggerimento, ditemi pure. Io niente.
anche la lacca, se lo spray si scalda un po', non è male. Ok, qui asciutto. Oh, mi sa che è sufficiente, accendiamo ancora un attimino perché è nero, non si vede, d'accordo. Allora, vediamo un po'. Posso portare qua una luce in più? Meglio? Allora, Pasquale, questo è acrilico. Però se usi uno a pennello hai la tendenza di riempire i pori. Io non voglio riempire i pori, però appunto uno spray qualsiasi acrilico va bene. Personalmente devo dire che secondo me deve essere di buona qualità. Deve essere assolutamente di buona qualità, se no un pezzo che comunque alla fine ha un costo. Se usiamo una pittura, cioè io ne ho provate varie, e se poi a un certo punto cominciano a sputare piuttosto che spruzzare, eccetera, eccetera, tutte queste storie qua, ma appunto non mi va, perciò deve essere uno di buona qualità, e questo io l'ho provato ed è di ottima qualità veramente, oltre ad essere un prodotto di un mio amico inglese, Martin Sabin Smith. Lui è il produttore, lui è tornitore e produce però anche prodotti come appunto queste cere qua, eccetera. E giusto, visto che parliamo di queste cere, io credo di aver finito con lo spray. No, ci faccio ancora un colpo, dai. Scusate. Poi vi devo dire che io non sono bravissimo con i lavori a spruzzo e questi prodotti li trovo più facili di altri anche da usare. Intanto vado a spegnere l'aspirazione. Bene, adesso l'audio should be better also for my friends on Facebook, I hope. Adesso, quando è asciutto qua, possiamo poi anche togliere la gabbia, almeno per il momento, poi la devo rimettere. E poi senza la gabbia si vede anche meglio. Allora, yes. Qui posso spegnere. Questo lo togliamo per il momento. Adesso
Vi ho detto che voglio fare una cosa un po', usare dei prodotti un po' tipo natalizi. Io uso questa pasta qua, sempre della Hampshire Sheen, la pasta dorata, che è praticamente nient'altro che una cera con oro dentro e mi serve per riempire i pori. Va massaggiato un po', appunto, di modo che i pori si riempiono. Adesso vediamo poi se ho fatto una cretinata o no, perché non ho mai provato se la pittura che uso dopo tiene su questo. Sul fondo nero tiene, questo lo so, ma se tiene su questa cera, questo, a dire il vero, io non lo so. Anche perché mettere l'oro è stata un'idea abbastanza spontanea. E allora vedremo. Vedete già come vengono fuori i tos. Thomas ist eine Deco-Wachspaste, Gold Embellishing Paste Wax von Hampshire Sheen. Deco-Wachspaste, die gibt es in 8 verschiedenen Farbtönen, glaube ich. Das hier ist Gold. Und dann gibt es Silber, Bronze natürlich, Blau, Grün, Weiß, oh, Perlmutt oder so. Und Pink. Ich glaube, das wär's dann. Und die braucht man wirklich vor allem, um Poren zu füllen. Das ist nicht es gibt da diese Gilding-Wachs-Farben. Die sind wirklich dann eigentlich fast zum Vergolden. Die sind dann fast deckend. Das hier ist nur, um Poren zu füllen eigentlich. Das ist nicht dasselbe wie zum Beispiel Chestnut Gilding Cream. Okay, dann drehe ich da etwas auf. Polier alles, was in der Oberfläche ist. Weg, damit wirklich nur das bleibt, was in den Poren ist. Ho lucidato via tutto quello che è rimasto in superficie perché mi interessa solo quello che è nei pori. Ho chiacchierato un po' troppo e mi è seccato quasi un po' troppo. Sì. Chiacchierato troppo. Vabbè, è così. Ok, qui vedete questo effetto qua è stupendo perché al vostro pezzo che prima era semplicemente nero. Adesso abbiamo aggiunto tanta profondità. E adesso però non è finita lì, aggiungiamo altro. Hai visto Claudio, per esempio? Qua si vede che è incollato. Vedi che qua è la vena. Adesso che l'abbiamo colorata la vena, si vede qua. Questa vena interrotta qua, questa vena interrotta qua. Qua non si vede granché. Qua c'è un'altra incollatura che praticamente non si vede, ma questa qua si vede molto bene, ma fa niente. Der nächste Schritt, no, sì, wäre kurz mal abgrenzen, wo wir nachher die Schale ausdrehen. Dazu nehme ich den Meißel.
Allora, il prossimo passo è grazie con lo scalpello obliquo faccio una separazione praticamente lì dove poi scaverò l'interno e sarà qua. E poi io volevo fare una cosa un po' particolare, però per quello io devo rimettere la gabbia. E queste paste qua, adesso ho usato l'oro, di queste paste esiste anche l'argento, esiste il bronzo, esiste un blu, un verde, che sono carini. Qui, per esempio, sempre su Frassino, è ottimo, ho usato il blu. Sì, il blu. Aspetta, forse questo si vede meglio con la... No, cosa stai facendo con questa? Non mi sta cambiando la camera. Ok, questa me la sta prendendo. Ok. Scusate. C'è troppa roba in giro. Ok, si vede forse meglio qua, eh? Questo blu, sempre per i pori, molto, cioè, aggiunge profondità al vostro pezzo. Adesso, boom, può anche non piacere, me ne rendo conto. E anche a me piace di più usandolo su un fondo nero, però ecco. Sono cose che si possono fare con queste paste. Claudio, certo, questo qua era già abbastanza fine, perciò avrei potuto aggiungere un martire, incollare un martire come presa mandrino, assolutamente. Sarebbe stato abbastanza un'ottima soluzione. Io ho optato sulla via un po' più rapida. Per pigrizia, ecco. Allora, come vi avevo detto, volevo fare una cosa un po' natalizia, perciò io qua ho anche un colore oro differente ancora. Qui ho argento, qui coso il blu scuro con dentro dell'oro che è carino, forse anche il verde, vediamo, vediamo. Sono già troppi colori, mi sa. Questi sono quelli metallizzanti, così. Poi, se voi avete qualche proposta, ben venga, ma vi faccio vedere cosa intendo di fare adesso. Ecco, Luca, l'aerografo. È una cosa che devo ancora sperimentare. Non l'ho mai fatto. È una cosa che mi stuzzica, perciò non è detto che non mi vedrete prossimamente con l'aerografo a fare un po' di prove. Ok, questo qua è l'argento. Vediamo un po'. Ok, sì. Quello che io voglio fare è un po' una follia, forse. Ok, e adesso accendo.
tempo, poi vado avanti. Qui a sto punto forse è dovuto dire che mi ha ispirato Stuart Furini a fare questo lavoretto qua, questa cosa. The inspiration to this plate or to this playing with colors comes from Stuart Furini. He's a nice guy in Great Britain, England, and he's a wood turner, and he has also this passion for colors in wood turning. And I have seen him doing something similar, so the idea comes from there. Thanks, Stuart. Nein, das, Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. Das sind die Chestnut Metallic Paint. Das ist was anderes. Das Chestnut hat die Beizen, Alkoholbeizen. Dann hat Chestnut die Iridescent Paint. Das sind so glänzende Farben. Ich glaube, das Purple werde ich jetzt dann gleich nehmen. Und dann gibt es diese Metallic Paint, die sind wirklich mit Metallglitter dran drin. Und die kann man auf verschiedene Art und Weise brauchen. So habe ich es ganz ehrlich gesagt noch nie gebraucht. Und eigentlich, ja, why not? Jetzt mache ich aber da mal zuerst noch fertig mit dem Gra mit dem Silber. E poi, sempre per rimanere un po' nel discorso Natale, mi sa che. Yeah, you know Stuart Furini, no? this is a Stuart Furini inspired plate. I sprayed it black with the Hampshire Sheen black lacquer. Then I filled the grain of the ash with the gold embellishing wax, and then I added some metallic paint, chestnut metallic paint, silver. Yeah, you know, this is an idea I have from Stuart Furini. The next color is purple. I think what I thought is to do something a little bit Christmas colors, gold, silver, and now a little bit of purple, Mary's color. And Luca, sono acrilici. Sì, questi qua sono su base acrilica, hanno dentro della polvere metallica che lo rende un po' luccicante. Sono carine, interessanti. Let's proceed with purple. Troppo. Lo faccio partire non dallo stesso punto, ma tra due righe e a un po' più esternamente. E faccio un po' più piano, forse, così. No. Qui sto osservando la striscia che mi fa, e se io vedo che non ne aggiunge più,
di goccioline sulla striscia, non so se mi sono spiegato, però visto che qua mi fa una striscia di spruzzi, quando vedo che non sta più aggiungendo spruzzi, vuol dire che posso spegnere. E poi vado avanti qua, penso che questo non si vede molto bene, ma dopo mi avvicino con la camera. E poi voglio comunque ancora aggiungere un altro colore che non ho ancora deciso, ma cosa? Allora, il giallo, questo giallo è molto carino, però forse il giallo qua non sta molto bene. Un ciliegio, questo non è male. Ah, c'è anche questo, forse Metallic Pink potrebbe essere carino. Ok, next. Natale rosso, ok. Rosso, rosso, rosso o rosso ciliegio, che è un po', lo vedete? Aspetta, wrong camera. Questo rosso qua, che è più un magenta o qualcosa, o questo rosso qua? Ah, però sai cosa, Massimo? Dopo qua, dentro scavo e voglio colorare anche questo. Questo lo farò con dei mordenti. E allora mi sa che il rosso lo metto qua dentro, quello più acceso. O posso fare il rosso sia qua sia dentro. Sì, facciamo così. Boh, mi avete convinto. Facciamo rosso all'interno, ma facciamo anche quel rosso ancora come decorazione esterna. Però prima finisco il purple. Sul nero non si vede molto bene, però forse poi è abbastanza fine come risultato, non troppo. Qui abbiamo il viola e qui vediamo un attimino con la 1 l'aspetto. Vedete che il viola non si vede molto bene, è molto fine, però adesso aggiungiamo e mi sa che il rosso lo aggiungo qua e lo faccio girare piano per fare solo una piccola riga. Qui dobbiamo fare un po' una cosa a naso perché io non posso dirvi facendo una riga. Questo, allora, qui ho lavorato con vari colori, lo ripeto un attimino brevemente, ho iniziato con il nero, che è lo spray nero della Hampshire Sheen. Aspetta, ok. Questo, ho fatto tre passate di questo e prima l'ho spazzolato e per quello vedi questi pori molto aperti. Poi in questi pori aperti, appunto, ho messo la pasta colorante che non ho ancora messa via, ma non la trovo più. Vabbè, non importa. La pasta colorante, la cera colorante della Hampshire Sheen, che in questo caso qua è oro, invece quello che ho in mano è il bronzo. Ci sono, ah, eccolo qua. Ci sono 7-8 colori di questi. Questi per riempire appunto i pori. E poi adesso sto usando questi qua che sono della Chestnut. Sono due linee, una è metallizzata e l'altra è comunque luccicante, ma non metallizzata. E si possono usare in vari modi, e
e si ottengono degli effetti un po' particolari. Poi li ho applicati, ah, lo rifaccio adesso, perciò puoi ancora darci un'occhiata. Questi vanno comunque spattuti un po' bene. Devo vedere un po' l'ora. Ho ancora 20-35 minuti, sì, dovrebbe bastare. Tanto la lacca finale non la metto poi tranquillamente in pace lunedì o così. Ok, questo è il rosso che è stato richiesto. Ed è un rosso molto acceso. Ho abbassato la velocità del tornio adesso perché praticamente vorrei che il rosso arrivasse solo più o meno al viola. Se poi lo copre un po' non fa niente, ma non voglio che arrivi fino all'esterno. Vediamo se funziona. Non ho parametri del tipo. Se accendo a 1000 mi fa il colore fino a metà del vaso o eccetera. Troppo lento, così non centrifughiamo un bel niente. Vediamo. Tra l'altro trovo molto interessante l'effetto che fa adesso sullo schermo che gira. Qua non si vede così, ma sullo schermo si vede quasi meglio come si mischiano i colori. Che dite di questo? Contenti? Grazie. Allora, sì, il prodotto è a base d'acqua, è a base acrilica, sì. Non ho ancora provato a diluirlo o cosa. Però so che pulendo viene via con l'acqua finché non è asciutto. È un prodotto acrilico, è un prodotto nuovo della Chestnut. Io ne ho qua da vendere, almeno i vasi piccoli, le serie che sono 8 colori o qualcosa del genere, costicchiano un po', no, sono 13 colori mi sembra e costa sui 40 franchi, però ne consumi anche molto poco, perciò sì, la spesa poi si diluisce parecchio. Complimenti per la tecnica, lì devo dire una cosa, Giuseppe, l'idea base non è mia. È un tornitore inglese dove ho rubato un po', diciamo, l'idea. La tecnica poi l'ho provata io, però ho dovuto inventarmela un pochettino io. Stuart Furini si chiama, parla anche, beh, ogni tanto ci guarda anche dentro durante le mie. La settimana scorsa credo che c'era durante la live. Ecco, l'idea l'ho un po' rubata da lui, rubata da lui. Il bello di questa tecnica è che non puoi sbagliare, no? Tanto non fai niente, fa lui, allora puoi sempre dire no, ma oh, sbagliato lui, non io. E poi anche la demo di per sé. È bella perché anche lì non posso sbagliare. Perché tanto è una cosa che nessuno di noi ha mai fatto e non c'è un giusto o uno sbagliato. Perciò io posso fare quello che vogliono e è sempre giusto. Bello, eh? Ah. Ok. Che ne dite? Allontaniamoci un po', vediamo un po' il tutto. Lo trovo abbastanza divertente, devo dire. Mi piace anche proprio l'irregolarità. Questa è rimasta più corta, questa è ancora più corta, qualcuno va fino all'esterno e mi piace così. Scaldo un attimino perché comincia a fare un po' freddo e non sono tutto asciutto, cioè non sono tutte asciutte. E allora le asciugo un attimino, un pochettino, e intanto vediamo. Ok, accendo piano.
lascio asciugare un attimino e poi intanto vediamo i colori per l'interno. Io vorrei comunque qua dentro, questo è frassino, perciò bianco bianco, qua dentro voglio scavare per fare tipo un piatto per biscotti o qualcosa. Allora, voglio scavare, ma voglio colorare anche qua dentro. Abbiamo già detto che mettiamo del rosso lì dentro, però vorrei anche lì probabilmente usare due colori e fare una sfumatura, penso. Che altro colore prendiamo? Visto che abbiamo usato il rosso e il viola, forse se facciamo il rosso e poi per il bordo esterno, così per l'ultimo pezzo, la salita, diciamo, aggiungo un po' di blu per ottenere un viola. Che ne pensate di questo? Allora, qui voi avete un'altra idea di me e va bene. Allora facciamo, però no, il verde metallico no. No, 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 è troppo impegnativo, non ce la faccio fino alle 6, perché il verde metallico lo devo mettere a tampone, a vari strati, eccetera, eccetera. No, voglio mettere un mordente. Voglio comunque che si vedano anche le venature, eccetera, perciò metterò un mordente. Scusa, Claudio. Giallo, giallo, blu, perciò qui il giallo è abbastanza gettonato, perciò andiamo sul giallo. Però decido io quale giallo. E a sto punto io prima pensavo di usare i mordenti all'alcol della Chestnut, però se mi dite giallo io voglio usare il Honey questo qua, si vede? Aspetta, ok, meglio così, questo è della Hampshire Sheen, il color honey, è un giallo un pochettino dorato che mi piace abbastanza e qua lo vedo meglio che quel giallo proprio molto forte dei colori all'alcol della Chestnut. Perciò sì, come i miei pantaloni, esatto, giallo pantalone. Ok, no, questo è, ma sì, ma più o meno ci sta. Forse questo è ancora un po' più luminoso. Bene, allora togliamo la gabbia che non ci serve più. Metto un guanto, no, devo prima tornire. Oh, devo prima tornire e carteggiare, ovviamente. Ok, qui uso ovviamente la scavare e qui vedete subito quanto è bello bianco il frassino.
Ok, qua. Sì, sufficiente perché non è molto grosso questo piatto. Ok, bella curva, perfetto. Allora, qui un attimino per Luca. Le terre fai da te, tu intendi tipo le aniline e i polveri che fai su con l'alcol o con acqua, di solito puoi usare entrambi, possono andare bene, le trovo un po' più difficili da applicare perché questi qua, per esempio della chestnut, hanno dentro anche un pochettino di gomma lacca, per esempio, e questo fa che il colore non cade direttamente nel legno. E io ho sempre un po' di problemi, specialmente sui lavori tondi, e io faccio solo lavori tondi, che lì dove inizio col pennello, per esempio, il colore è un po' più intenso e poi un po' meno, perciò si vedono un po' le pennellate, per dirla un po' così. Perciò io faccio un po' fatica con queste. E questi qua che uso io sono proprio appunto con non solo acqua e pigmento o alcol e pigmento, ma hanno delle altre sostanze aggiunte che le rendono un po' più facili da usare. E qui ho un commento di Claudia. Ah, è interessante vedere come fai a non uscire fuori dal cerchio. È chiaro che il problema qua è se inizi troppo a punta con la scorbia, ti succede che prap ti tira fuori e poi ti rovini tutto il lavoro. Allora, bisogna stare un po' attenti. Carteggiamo come sempre con la macchinetta. Inizio, questa era la 320, inizio con la 120. Duecentoquaranta, però prima di carteggiare con la 240 io appunto, come vi ho detto prima, voglio aggiungere un piccolo dettaglio. E a sto punto tiro ancora fuori il rosso, un rosso. Metto il guantino. Uno straccetto. E faccio del rosso qua. E adesso non spaventatevi. Io vi ho promesso il giallo e allora facciamo il giallo, però e capirete subito. Ho sporcato un po', però
La cosa che mi importa qua non è tanto il rosso che rimane in superficie, ma il rosso che va nei pori. E adesso devo prendere un po' d'acqua che dovrei avere qua. Perché ho sporcato leggermente qua e lo voglio pulire. Perché tutti questi colori, quando sono asciutti, poi sono resistenti all'acqua, ma finché non sono asciutti io lo posso pulire bene. Ok. Allora qua lasciamo asciugare un attimino. Senza turapoli, assolutamente. Ok, allora rispondo a Massimo. Senza turapoli, perché se e questo è un mordente, deve penetrare nel legno, se metto il turapoli non mi penetra più. Tu volevi vedere come coloro l'hai appena visto, il cerchio interno senza sbordare all'esterno, essendo questi qua all'acqua. Non ho questo problema del macchiare. Con quelli all'alcol devi lavorare molto più con cura e la cosa importante a sto punto è semplicemente di lavorare sempre così. E così ce la fai. Poi c'era un'altra domanda, mi serve. Ah, Gianluca chiede, fare raggi di colore più corti? Sì, certo, basta. Ci sono due possibilità. Applicare meno colore. Questo vuol dire che il colore si esaurisce prima che arriva alla fine, o far girare il tornio meno forte. Queste sono le due possibilità. Adesso io faccio, mentre questo asciuga, io faccio una corsa e vi faccio vedere. Vado a prendere una cosa che vi faccio vedere. Allora, ovviamente, ho già fatto una prova prima ed è questa. Adesso mi avvicino un attimino con la camera perché si vedono i raggi. E qui, Claudio, all'interno ho usato un mordente all'alcol. E qui devi stare molto attento a non sporcare. Ich komme gleich zu dir, Thomas. Bisogna stare molto attenti a non sporcare, perché essendo all'alcol, questo, se io la pulisco via, mi scioglie leggermente il colore qua. Aspetta, mi scioglie il colore nero, per esempio, e dopo mi rovino tutto il lavoro. Allora qui devi stare molto, molto attento a non sporcare e devi lavorare sempre bello verso l'esterno, così non sporchi. Ecco, questo giusto per. Grazie ragazzi, grazie. Era il primo tentativo di questo genere, devo dire. Mai fatto niente di simile prima in vita mia. E è abbastanza pop, però sono abbastanza contento del risultato. Thomas, das ist wieder von Hemmschuhschien, ist eine Beize, und zwar, vielleicht kennst du die von Chestnut, die Alkoholbeizen von Chestnut Spiritstain. Die brauche ich gerne, brauche ich oft. Und das Grün zum Beispiel bei der Platte, die ich soeben gezeigt habe, ist Spirit Stain. Diese Linie ist wasserlöslich, also auf Wasserbasis, sagen wir es mal so. Sie hat Vor- und Nachteile. Ich brauche beide gerne. Vorteil von diesen hier. Der größte Vorteil von diesen hier für mich ist, dass ich die sehr gut mischen lassen auf dem Holz. Die Alkoholgelösten, die trocknen sehr schnell und die mischen sich sehr schlecht auf dem Holz. Und mit denen
Auf Wasserbasis kann ich sehr schöne Verwaschungen machen. Das ist für mich der ganz große Vorteil von denen hier. Die Farben, die Farbtöne sind ganz anders. Also die Spiritstain hat sehr poppige Farben und diese wasserlöslichen Farben von Hampshire Sheen, die sind eher ein bisschen natürlicher, sagen wir es mal so. Mir gefallen diese Farben außerordentlich und manchmal will ich aber poppiges Zeug machen. Und was ich mit den Alkoholfarben von Spielstein sehr gut hinbringe, das ist diese Tiefenwirkung bei Knollen oder so. Also ich habe beide Produkte gern, ich brauche beide, je nachdem, was ich machen will. Okay, das ist trocken. Adesso devo ancora carteggiare con la 240. Beh, tra l'altro, vedete che non è fatto molto bene, non è molto bello, ma a me non interessa. Vi faccio subito vedere cosa mi interessa. Was bleibt von der Farbe? Cosa resta del colore? Restano i pori. E allora anche qua, come qua, ottengo coi pori del frassino. Adesso qua nel legno di testa posso anche. Ok, e adesso praticamente ho anche qua, ho aggiunto un po' di profondità, avendo questo rosso nei pori, e questo cambia tantissimo, se no è giallo uniforme, così è giallo, e abbiamo ottenuto più profondità. Ok, adesso mettiamo il giallo. No, devo soffiare ancora bene. Qua vedete il perché del rosso prima. Cosa dite? Vale la pena quello del rosso prima? Gira un po' la camera, sì, aspetta. Meglio così. Ecco. Thomas, danke vielmals. Siehst du, warum ich zuerst
rot gebeizt habe und das Rot nachher fast wieder ganz weggeschliffen habe, aber in den Poren ist das Rot eben geblieben und das gibt diesen dieser, dieser diesem Teller viel mehr Tiefe. Und das ist das, was ich mit diesem Rot zuerst erreicht habe. Sì, hai ragione Claudio, assolutamente. Scusate, lo dico per chi guarda in differita. In differita Claudio dice: peccato la zona dove si interrompe la venatura. E hai ragione, certo. Giusto, giusto anche quello che dice Massimo, esattamente. Ho evidenziato la giunta. Questo è lo svantaggio di questo sistema, avete ragione. E, potrebbe essere una cosa da ricordarsi la prossima volta e dire ok, no, lo faccio su un pezzo unico, ma non su un pezzo incollato. Also, Thomas, für dich kurz. Was die mir jetzt sagen ist, damit habe ich aber auch erreicht, dass man besser sieht, dass das Holz verleimt ist. Und da haben Sie natürlich völlig recht. Ok, sono le 18 e 8, perciò siamo comunque arrivati alla fine. 2 ore sono volate, grazie Massimo di questo, grazie. Molto spesso sono delle prove e non so bene cosa esce. Avete visto, ve lo faccio vedere ancora, ho fatto questo piatto qua di prova altro ieri. Non perché appunto pensando cosa faccio questa volta alla live, avevo proprio voglia di fare qualcosa con colori, ma un po' qualcosa ho già fatto, allora volevo fare qualcosa di diverso. Poi frugando un po' nei miei legni, mi è capitato tra le mani questo piatto in pino, tra l'altro anche lui incollato. Sono resti di lavori che abbiamo fatto di falegnameria. E allora ecco, mi è venuta questa idea che appunto c'era. Quest'idea non è proprio tutta mia, ma c'è Stuart Furini, che appunto è un amico inglese che fa tanti lavori di questo genere. Lui fa tanto con spray, non so con quali prodotti li fa, eccetera, eccetera. Questo è tutto mio, diciamo, però l'ispirazione viene da lui, ecco. E glielo scriverò poi. Bene, grazie mille a voi. Mirko, appunto, grazie. Come ho appena detto, anch'io ho l'ispirazione da qualche parte. Non inventiamo più niente di nuovo, chiaramente. Finitura, qui c'è ancora una domanda. Ok. Non inventiamo più niente di nuovo, abbiamo l'ispirazione, forse poi la facciamo in modo diverso, eccetera, eccetera, ma non credo che ci sia roba che non sia mai stata fatta, ecco. Ok, finitura, mi chiede, già non mi ricordo più chi. Ah sì, Albino Luca. Non sono proprio tanto un amante dello spray, della lacca a spray. Io uso normalmente olio e cera, però cioè questi colori, questi raggi vanno protetti in una qualche maniera, e allora lì uso questo qua, che è uno spray sempre acrilico della Hampshire Sheen, molto lucido, e anche lui devo dire che lo trovo forse più facile da usare di altri, perché mi cola di meno di altri. Io non sono un gran sprayatore, eh. E allora, insomma, è quello che preferisco. Preferisco.
Thomas fragt genau das auch noch. Okay, ich bin kein großer Fan von Spray, Lack und so. Meistens mache ich meinen Finish mit Öl und Wachs oder mit Grundierung mit Nitro, Tiefgrund und Wachs. Aber in dem Fall muss ich diese Strahlen, die muss ich schützen, die muss ich ja, schützen. Und dazu nehme ich den Acrylspray von Chestnut. Da hat es was davor. Oh, das ist die. Sorry. Ich bin nicht so gut mit Sprayen. Und mit dem komme ich sehr gut zu Schlage. Der läuft nicht so schnell, trocknet sehr schnell. Ja, was ich zu den Chest, sorry, zu den Hampshire Produkten halt sagen kann, ist, Martin ist Drechsler. Und er produziert Produkte für Drechsler. Und das ist sicher der große Vorteil von den Hampshire Produkten. Das merkt man. So, grazie ragazzi. Thank you very much. All the viewers. And have a nice evening and a nice Sunday. Buona serata a voi. E buona domenica, ci vediamo sabato prossimo. A presto. Ciao amici.